pensato, ho ideato questa nuova iniziativa che sarebbe come titolo Scuola di Architettura e Design per Bambini, un'iniziativa alla quale parteciperanno professori del Politecnico. Verranno fatte 12 lezioni complessivamente e ogni lezione verrà svolta da un diverso professore su una diversa materia, tutto questo dedicato ai bambini delle elementari. L'idea finale di fare la casa dei propri sogni, però con cognizione di causa, perché saranno stati educati, diciamo, alle problematiche dell'energia, della sostenibilità, della luce, colore, insomma diverse problematiche. I bambini saranno ospiti anche al Politecnico, entreranno al Politecnico, avranno l'opportunità di vedere alcune iniziative portate avanti dall'Ateneo proprio sul tema della sostenibilità ambientale. Entreranno in alcuni laboratori, sempre all'interno del Politecnico, e lavoreranno anche a diretto contatto con gli studenti. Verrà fatto grazie alla Fondazione AM sotto il suo finanziamento nella scuola. È un progetto importantissimo per questa scuola. Innanzitutto è una delle scuole che ha un numero elevato di bambini di origine straniera, ma questo non spaventa la scuola, in realtà è diventata una sfida. Infatti le parole che sono uscite oggi è stata anche accoglienza e rispetto. Ma sono anche altri punti importanti di questo progetto, abbiamo la creatività, i bambini verranno sicuramente stimolati sotto questo punto di vista e in più gli verrà raccontato un lavoro che probabilmente non conoscono. Abbiamo sostenuto questo progetto perché siamo interessatissimi al futuro, crediamo moltissimo nell'educazione, nei bambini e nello stimolo appunto attraverso progetti di questo tipo per dare un futuro e anche delle alternative.